l'incontro dell'anno con Marione da Cafaggio. Oi oi, oi oi, oi oi Marione, diciamo che non tu mi sembri proprio lucido lucido, tanto proprio sveglio. Oi oi, sei bello e troncato mezzo, via. Allora, in l'incontro di Thai Box dell'anno, ma andiamo a rivedere con l'uomo viola e l'uomo verde, ecco, vedete che schianto per le tende. Allora, diciamo che si è bello lussato una spalla prima di iniziare l'incontro, ma attenzione perché Marione da Cafaggio gli è un duro. Sarà una dura sfida con Alberto da Pistoia, ma attenzione, sta iniziando l'incontro. Ecco Alberto da Pistoia che prende il sopravvento, un destro, un gancio. Ma vediamo Marione che non si fa intimidire con la mossa della gallina. Eccoci, ai ai ai, Alberto nelle parti basse di Marione da Cafaggio. Ma vediamo Marione stanco, un Marione stanco, un Marione che non ce la fa. Si stanno aprendo dei varchi in questo momento per Alberto, che sta diciamo andando a secco il rifrullo di Marione. Attenzione, mossa di Candy Guerriero, a confronto Candy Guerriero gli era diciamo un pezzente. Ma attenzione perché non è finita qui. L'ira di Marione dal Cafaggio che sta facendo lo scartino con la sua mossa segreta, sta per prendere il sopravvento. Andiamo a vedere anche l'arbitro che si sta. Eccoci, destro, sinistro, destro, Marione Alberto. Un incontro duro, un incontro sudato, un incontro voluto. Ma andiamo a vedere questo poliziotto che fa anche l'arbitro nelle avanzate. Ma ecco subito Alberto, ioi, di spalla, gli tira subito. Ma andiamo a vedere la mossa di Bazinga Z di frullo. Ragazzi, attenzione perché Marione si sta riscaldando. Ioi, no, no, non ce n'è ragazzi, non ce n'è, non ce n'è. Ehi, 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 vieni sul viso, vieni, mamma mia, ecco ragazzi, questo è diciamo il corpo di Marolotto. Vieni, vieni a farmi un viso, vieni a fargli un viso, c'hai coraggio, vai a fargli un viso, c'hai coraggio. Ma da là, solo corpo a vuoto per sì, ma piglialo una volta perlomeno, vai, vieni, vieni a dimmelo, vieni, ma non è vero. Ecco Alberto ragazzi, gli sta tirando, diciamo, e che lo s'abbracciano. S'abbracciano, tu volo bene, tu volo bene. Da un bacino. Allora vai, forza, rifiniamo la partita, diciamo, fuori campo. No, quello gli era un'altra cosa. Allora, ecco, ci siamo. Puppamelo gli ha fatto, puppamelo, mettimelo puppi. Ma vediamo la. Ecco, ecco il nostro campione, ragazzi. Il nostro campione Marione nei momenti clou, Marione da Cafaggio, detto anche l'avvoltoio. Vedete ragazzi, o il gatto potrebbe essere. Vedete che fiammate ragazzi, precise, circoncise proprio a colpire il punto ritiro dell'avversario. Ma non c'è scampo per Alberto ragazzi, che sta incassando diciamo diverse fiamme. Puppano un'altra volta. Ma vediamo Alberto, non ne può più di questa umiliazione. Ecco, oh no, o come? Neanche toccato, no, è cascato un mito. Che ci fa in terra secco, spinito? No, si rialza, no, la flessione ragazzi, come dire, ma dai, gli è quello potente ragazzi. Ma qui si abbraccia anche l'arbitro, perché è anche una persona brava comunque, Marione da Cafaggio, gli va bene a tutti. Vedete, che spettacolo, oh, fammi bella, vai. Vedete, non devi fare così. Oh, io non è fiammato, la tirava. Guarda la laia, no. Oh. Ma andiamo a vedere il replay. No, borda in terra, muso. Però secco come un fiammifero, faceva il tigazzino. No, mi casco il mito, mi casca a me qui. Io, oh, sì, vabbè, che aiuto a fare le flessioni, fa lo spacchino, fa il ganzino, ora fa il ganzino. Poi gli abbraccia l'arbitro. Via, ha fatto una figura di merda. Giù. Mario, da Cafaggio, andrà meglio per la prossima. Dice, vada, non lo fai più i bischi, se fate una fila di merda, te lo dico io.